11 giugno 1984. Muore a Padova Enrico Berlinguer. Era nato il 25 maggio 1922 a Sassari. Discendeva da un'antica stirpe catalana, legata a una fitta rete di parentele con aristocrazia e borghesia sarda, tra cui i Segni e i Cossiga. Nell'immediato dopoguerra diresse il Fronte della Gioventù, prima a Milano, poi a Roma, entrando poco dopo nel Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, di cui divenne segretario dal 1972. Oltre ad essere molto amato dai militanti del partito, godeva del rispetto degli avversari politici. Fu ideatore e sostenitore di una nuova alleanza tra classe operaia e ceti medi, che si concretizzò nel compromesso storico tra le due grandi forze popolari, quella comunista e quella democristiana. Ma la politica di unità nazionale, interrotta in modo traumatico dal sequestro ed omicidio di Aldo Moro, durò meno di 3 anni. E nel 1980 il PC di Berlinguer tornò alla dura opposizione in Parlamento e nelle piazze. Impegnato nella svolta verso il distacco dall'Unione Sovietica, la morte lo ghermì all'improvviso, mentre teneva un comizio a Padova per le elezioni europee del 17 giugno. Per la prima e unica volta il PC avrebbe compiuto lo storico sorpasso ai danni della DC. Il ricordo di Berlinguer resta indelebile nel popolo comunista, che non ha dimenticato la sua ricerca della terza via del socialismo e di un'autentica sinistra europea.